Ok, possiamo procedere. Vai, Ania, inizi tu. Simone, hai esultato per il gol. Sì. Racconta un po' come è andata, le sensazioni, insomma, nel segnare la tua ex squadra alla fine. Diciamo che è un mix di emozioni per me che sono, diciamo, palermitano da sempre, fare un gol al Palermo è una sensazione che non si può spiegare. Tra l'altro sono felice perché ho dato continuità a quello fatto a Piacenza. L'anno scorso, come ben sapete, non avevo fatto neanche un gol e quest'anno sono felice di essermi sbloccato finalmente. Senti Simone, sì, gol a parte, oggi è mercoledì in Coppa, ti senti al centro del progetto, insomma, ti senti responsabilizzato di un ruolo, di primo piano in questa squadra da parte dell'allenatore? Sì, assolutamente, mi sento più che altro mi sento bene fisicamente, mi sento anche, cioè sono cresciuto rispetto all'anno scorso e lo vedo in campo e di questo sono contento. Gaetano? Tu Simone sei messinese di nascita, palermitano d'adozione, giusto? Sì. Ti chiedo, nella posizione dove stai giocando adesso, ti trovi bene oppure tu ti senti più una mezzala di inserimento? Perché poi il gol di oggi è tipico proprio della mezzala. Ma diciamo che fino ad oggi sono le prime due partite che faccio come interno di centrocampo. Ho sempre fatto la mezzala destra, però cioè, mi adatto è un ruolo che comunque mi piace fare. Perché magari ti limita un po' in zona offensiva, ma diciamo se questi sono i risultati sono contento. Come interno ho trovato i primi due gol con la maglia del Teramo. Jacopo. Sì, Simone, innanzitutto complimenti perché insomma, oggi un bel gol, però probabilmente possiamo dire che quella è una situazione di gioco che io ho visto, per esempio, già parecchie volte, cioè la palla subito alla ricerca della verticalità per Santoro, ma non solo lui. Ecco, al di là della soddisfazione personale, è stato anche il frutto di movimenti e Non si sente? Non ti abbiamo perso, Jacopo. Comunque la domanda sono entrato io. anche di Se movimento. è un'idea, se il gol è un'idea di pace, insomma, dei dettami, è una diretta Diciamo conseguenza dei che dettami di pace. stiamo lavorando Mi pare molto di aver su capito. questi movimenti e questo appunto è il frutto del duro lavoro che facciamo di giorno in giorno e siamo felici che finalmente le cose stanno riuscendo. Walter? Eccomi, io sono entrato adesso, non ho avuto il piacere di sentirvi. Volevo, se non è stata fatta già questa domanda, se non mi scuso, volevo chiedere a Simone se giocare contro il Palermo è stato come giocare contro una squadra qualsiasi, oppure se di fronte a quelle maglie sei riuscito a dare ancora una volta più di ieri. Ah, diciamo che giocare contro quelle maglie per me, che sono appunto palermitano, è un'emozione unica. È normale che dentro di me, diciamo, oggi non è stata una partita come le altre, ma è stata una partita speciale e appunto sono felice ancora di più per il risultato della squadra e per la prestazione appunto per il gol. Francesco? Francesco, la tua apre domande, se no andiamo da Enrico. Enrico? Niente. C'è qualche altra domanda? Sì, se al 6 ottobre si vede ancora addosso la maglia del Teramo. Ah, questa diciamo non è una domanda a cui posso rispondere io. Sono felice di essere qua. Sono felice che comunque sono stato messo al centro di questo progetto perché sento tanta fiducia perché tutta la società crede in me e poi cioè, aspettiamo la fine del mercato, ma io in questo momento sono molto felice. Marco, posso? Vai. Simone, stavo per scrivere iniziando il pezzo. Prima della vittoria, prima di ogni cosa, io ho avuto l'impressione, forse non solo io, che questa sia una squadra diversa rispetto al Teramo di ieri, perché è una squadra che fa gruppo e lo si vede da tante piccole cose. Io non voglio chiederti se quella di prima non lo facesse,
ma che questa è una squadra granitica da questo punto di vista mi sembra sia lampante. Sì, diciamo che appunto come hai detto tu, la nostra forza sta proprio nel gruppo e stiamo imparando anche a soffrire nei momenti difficili, a fare una corsa in più per il compagno, e tutto questo sono delle piccole cose che appunto ci porta a vincere la partita, a soffrire e a fare quel salto in più che magari l'anno scorso non c'è stato, che ci è mancato. Grazie. Se ok, procediamo con Di Francesco, l'altro autore del gol. Grazie Simone. Okay. Grazie, arrivederci. Ciao. Grazie. Sei già in registrazione. Okay. Buonasera a tutti. Ciao Davide. Ciao. Ciao. Vuoi iniziare sempre tu, Ania? Sì, grazie, Antonis. Hai contato già i secondi, Davide, che ti hanno separato dall'ingresso in campo al gol? No, su per giù penso 30, 20, 30. Ok, sensazioni alla fine da Teramano, sei Sant'Egidiese, però insomma sei Teramano, giocare con la maglia del Teramo e segnare subito all'esordio, immagino che sia... No, è stato un momento molto emozionante, sinceramente non me l'aspettavo e... Penso sia frutto, sia risultato di umiltà e lavoro che ho avuto in questi giorni, ma anche in passato, diciamo. E è un momento speciale e sono contento. Insomma. Alessandro? Sì, intanto per le statistiche, l'anno scorso hai segnato, questo è il primo gol in campionato in Serie C. L'anno scorso avevo segnato un gol a Fano. Ah, ok, quindi non è il primo in assoluto. No, non è il primo in assoluto. E poi ti volevo chiedere, sei l'ultimo arrivato in questo gruppo, sì. Che, come ce lo puoi descrivere questo gruppo di giocatori, di compagni, visto che molto probabilmente le fortune del Teramo saranno basate proprio dall'unione di intenti dei componenti? Allora, io sono arrivato da poco, come ho detto anche l'altro giorno, però già oggi abbiamo fatto la seconda partita che vedo dei compagni e devo dire che siamo un buon gruppo, oggi abbiamo fatto una grande partita. Poi l'esultanza anche, soprattutto del primo gol, è stata molto da squadra, secondo me. E mi sono sentito subito parte di questo gruppo, sin dal primo giorno, mi hanno accolto molto bene. E anche oggi, dopo il gol, mi hanno festeggiato tutti i compagni e niente. Walter? Volevo chiedere a Di Francesco che quando arrivò il comunicato stampa dell'inappuntabile Marco De Antonis, che è lì alla tua sinistra, pensai che avesse sbagliato a diramare il comunicato, nel senso che di te non sapevamo nulla, cioè tu sei piovuto dal cielo e sei arrivato a Teramo, probabilmente tu sapevi, al contrario nostro. Come si è consumata questa cosa con il Teramo? Chi ti ha chiamato? Come sei arrivato qui? E quali sono le tue caratteristiche? Se sei un esterno offensivo o no? Allora, la trattativa è iniziata a inizio mercato, cioè si sentivano le prime voci, i primi interessi. Poi, pochi giorni fa, mi ha chiamato il procuratore che aveva parlato col direttore del Teramo dicendomi che comunque la trattativa poteva avanzare, poteva essere concretizzata al meglio e niente, io ho accettato perché comunque reputo questa società importante, organizzata e quindi sono felice, come lo ero il primo giorno, di stare qui. Punta esterna? Seconda punta, punta esterna, trequartista? Punta esterna, ho sempre giocato punta esterna, mi piace l'uno contro uno, mi piace andare in velocità e come è successo oggi, e mi piace saltare l'uomo e poi calciare. E adesso ai tifosi dell'Ascoli di Sant'Egidio che cosa dici? Ai tifosi? Ascolani di Sant'Egidio, della tua città. No, niente, penso che tutti quelli che mi conoscono siano felici per me. E niente. Jacopo? Grazie. Jacopo non c'è, Gaetano. E Davide, ti chiedo sul piano della condizione fisica in questo momento, a che livello senti di stare? No, oggi mi sono sentito molto, molto bene, questi giorni ho lavorato. Anche dopo la partita col Piacenza avevo fatto un lavoro tosto, che è molto tosto. Due giorni fa abbiamo lavorato tanto per poi iniziare a preparare la partita. E ci sono arrivato bene fisicamente alla gara. Cioè, appena entrato mi sentivo subito bene. Poi di solito io sono uno che quando entra
ci mette sempre qualche minuto per entrare in partita. Invece oggi mi sentivo bene sin dall'inizio. Ok, altro? È una domanda di parte interessata. Com'è stata l'esperienza alla Juventus? Cosa è andato, cosa non è andato? Ah, l'esperienza alla Juventus, l'ho detto anche l'altra volta, è stata positiva al mille per mille, perché sono stato in prestito un anno e mezzo, ma mi ha lasciato davvero tanto quell'esperienza, soprattutto fuori dal campo. Cioè, mi hanno fatto crescere come uomo, come professionalità e come persona. Cioè, sono maturato tantissimo alla Juve, quindi devo solo ringraziarli. E poi è durato un anno e mezzo e va bene, è andata bene così. Okay. Per me grazie. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ok, arriva il direttore sportivo Sandro Federico e poi il mister, va bene? Ok. Buonasera a tutti. Ciao direttore. Buonasera. Chi vuole cominciare? Sempre Ania? Beh sì. Oggi abbiamo iniziato così, dai Ania. Di solito i direttori sportivi parlano quando le cose vanno male o quando le cose vanno bene. Oggi perché il direttore sportivo Sandro Federico parla? Perché il mio è anche un appello più che altro per richiamare l'attenzione su questa squadra e su quello che è l'essenza del calcio della domenica. Perché la prossima partita vorremmo vedere più spettatori. E capisco che oggi è stata una giornata particolare, è stato fatto tutto di fretta, anche il maltempo, anche la vendita online probabilmente non è stato è stato complicato per tanti, ma sono convinto che con questa vittoria possiamo anche trascinare un po' i nostri tifosi e vorremmo rivedere lo stadio con più spettatori. La vera motivazione è questa. Un peccato non poter vedere all'esordio dopo tanto tempo la squadra della propria città vincere contro il Palermo, credo che sia una partita anche che rimarrà nella storia, con due gol di due nostri ragazzi giovanissimi. Quindi oggi è una giornata bellissima. Peccato che non tutti abbiano potuto gioire per questa bella partita. Alessandro? A proposito, direttore, a proposito dei tanti giovani, insomma, che si stanno mettendo in mostra, ovviamente non possiamo non sottolineare l'impatto di Diakité, che è anche in un ruolo forse, almeno per noi, insomma, non atteso, quello di difensore centrale, si sta dimostrando uno dei migliori. Ma Diakité rientra nella politica che stiamo portando avanti dall'anno scorso, di creare una squadra competitiva, con all'interno anche dei giovani di proprietà forti. Abbiamo preso Salim a gennaio e la scoperta da centrale è tutta di Massimo. E probabilmente può essere anche una grande possibilità per il suo futuro. Siamo solo all'inizio, insomma adesso è ancora presto, deve ancora fare tantissimo, anche lo stesso Diakité, ma noi puntiamo tantissimo sui nostri giovani. E anche la grande prestazione di Santoro sta a dimostrare che in questo gruppo abbiamo anche dei giovani veramente interessanti. E riferimento anche a Piacentini, Viero, anche agli stessi Kappa, Birligea, a Di Francesco, che pur non essendo di proprietà ha dimostrato in un minuto di far parte di un progetto tecnico. Gaetano? Sì, Sandro, ciao. Ciao Gaetano. Ti voglio chiedere, ieri il mister mi ha colpito una frase, quando ieri il mister ha detto sarà un'ultima settimana di mercato infuocata. Davvero la dobbiamo inquadrare così, l'ultima settimana? Ma no, no, assolutamente. Speriamo che non lo sia. E quindi mi auguro anche che sia una settimana tranquilla come tante altre. E speriamo di smuovere il meno possibile quello che già abbiamo. L'obiettivo è sempre rinforzare la squadra e non è detto che quando poi inseriamo anche un giovane sconosciuto non sia un rinforzo importante, come pensavamo di Francesco, di Diakité e dello stesso Trasciani. Walter?
Allora, io scinderei gli argomenti. È giusta la valutazione di Federico sul pubblico, ma su questo magari parleremo a parte, perché sono tante le cose che andrebbero analizzate. Ed è chiaro che tutti gradiremmo che i 1350 posti fossero sempre tutti esauriti. Detto questo, invece, io continuo ad insistere su un aspetto che mi ha colpito favorevolmente, ma ne ero rimasto colpito anche nel primo tempo di Teramo-Fermana. Intanto l'ordine tattico della squadra, ma poi ancor di più il fatto che questa sia una squadra con le palle, passatemi il termine, con gli attributi giusti, nel senso che anche giocatori che erano con noi l'anno scorso non davano quella impressione. Probabilmente gran merito sarà di Paci, ma forse c'è molto altro dietro questa squadra diversa, per caratteristiche diversa, messa bene in campo ma per caratteristica diversa. E questo mi devi, se c'è una spiegazione, intanto se lo condividi, e poi se lo condividi perché. Ma Massimo ha toccato le corde giuste in un gruppo che già veniva da un anno di esperienza, avevano già attraversato diverse problematiche, e il conoscersi meglio anche probabilmente ci ha favorito e ci ha permesso anche di toccare, quello che c'era da toccare. Massimo ha portato umiltà, ha portato grande entusiasmo, grande organizzazione, nel rispetto dei ruoli, e probabilmente questi ragazzi avevano già queste caratteristiche l'anno scorso. Il vero problema è stato che non si è mai creata un'alchimia, probabilmente, tra squadra e allenatore. Quindi sei d'accordo? Probabilmente, assolutamente. Probabilmente quest'anno c'è un clima diverso. Si è creata già quell'alchimia che cercavamo probabilmente anche l'anno scorso. È evidente, ma è evidente, e vi faccio notare l'esultanza del primo gol, andatevi a rivedere la differenza tra quell'esultanza e quella di qualche gol dell'anno scorso, insomma, anche del secondo. E in queste categorie questo aspetto è fondamentale. Senza di questo è difficile vincere i campionati, salvarsi o fare bene, perché parliamo di ragazzi comunque, dei giocatori importanti per la categoria, ma degli esseri umani, insomma, ragazzi che hanno bisogno anche di una pacca sulle spalle. C'è bisogno anche di sottolineare la professionalità di questi ragazzi, perché gran parte di loro hanno una situazione, diciamo, non idilliaca con la società, però questo in campo non si è visto. Mai messo in dubbio, ma è quello che loro devono fare con qualsiasi condizione. E qui vi posso garantire che non manca niente. Non manca niente, al di là di, insomma, alcune situazioni da risolvere, però quando si arriva al campo si ha la sensazione di una squadra comunque concentrata, di una squadra determinata ogni giorno per arrivare a vincere le partite. Quindi al di là di tutte le situazioni, insomma, è una squadra che vive una grande professionalità. Jacopo. Sì, direttore, ciao, ben risentito, ben rivisto. Ti volevo chiedere un paio di cose, non so se è stato già trattato l'argomento mercato, ti chiedo se e in quali ruoli secondo te a questa squadra manca ancora qualcosa, e poi sulla partita di oggi volevo sapere da te se, in virtù anche della prestazione odierna, questo girone che è stato definito B2 fa un po' meno paura, ecco. No, una vittoria non cambia niente. C'è da lavorare, c'è da continuare. È stata fatta una vittoria importante che ci permette di lavorare meglio, come la vittoria di Coppa Italia di Piacenza. Ma io sul mercato direi che sarei già contentissimo di mantenere questo organico così com'è. Eventualmente c'è da, ma a livello numerico, da fare un inserimento forse lì davanti, realmente. Lo sappiamo, vediamo, abbiamo un po' di possibilità. Ovviamente, ripeto, l'obiettivo è provare a mantenere anche il più possibile più elementi di questa rosa, perché hanno anche tante richieste. Altro? Sì, che vada via Martignago, lo diamo per scontato, che vada via Cancellotti domani quasi.
ad ora non c'è nulla di concreto, nulla di una semplice trattativa, come ce ne sono tante per tanti altri calciatori. Anche stamattina, per dirvi, ho avuto delle telefonate, delle chiamate, ma poi ce ne passa, no? Nel chiudere le situazioni, perché abbiamo, ripeto, dei giovani validi, dei giocatori più esperti, validissimi, e quindi non cederemo a chiunque i nostri ragazzi. Grazie. A posto, se ok c'è il mister. Grazie, ciao, buona serata. Ciao direttore. E Antonis, quando le rimandi tu queste interviste a noi? Mandi. Posso fare una richiesta? Quel gagliardetto fa alle spalle di Walter fa veramente pietà. Lo so. Quello è la sempre. Cioè, non si può rovinare una conferenza con certe visioni. Quella è la scusa del canale sempre. Oh, grande. Non l'avevo manco notato io. Allora chiediamo al mister se gli piace il gagliardetto dietro di te. Non gli piace al mister. No, non, non si capisce cos'è. Chi vuole cominciare? Ah, il Milan. Quello del Milan, vedo la Coppa Campione. Non si capisce. È quello del Milan. Beh sì, è Milan, sì. Si vede una Coppa Campione, ecco. Sai. Quindi già sette, quello definito. Una delle sette coppe dei campioni. Quelli che ne avete vinto. Quello del museo. Esatto. Come possiamo registrarlo? Stiamo registrando, bene. Allora, bene, stiamo registrando. Chi vuole cominciare? Cominciamo da un milanista, visto che stavi parlando tu, Walter. Vuoi iniziare tu? Ma io che ti devo dire? Io ho visto nel primo tempo contro la Fermana, tatticamente, secondo i miei sogni, il Teramo migliore possibile messo in campo. L'ho rivisto a Piacenza, è andata bene lo stesso. L'ho rivisto oggi, è andata bene lo stesso. Quindi, tatticamente, il Teramo, secondo il mio modesto parere, è messo in campo nella maniera migliore possibile con questi giocatori. Poi c'è il quid in più, e qui credo che Paci abbia grossi meriti, perché lo abbiamo già detto e ridetto, mi piace dirlo anche a lui, questa è una squadra che gioca di squadra, si rincorrono anche fra di loro, pressano al 90° sul 2-0. Io godo di fronte a questa situazione, perché le avevo dimenticate queste cose, mister, anche con gran parte degli atleti che oggi corrono. Beh, allora, per me il calcio è quello. Per me il calcio è il pantaloncino sporco a fine partita. È questo il calcio che appassiona, chi paga il biglietto. E quindi a me piace quel tipo di calcio. Poi, certo, l'organizzazione tattica e anche sì, qualche trama di gioco è importante, no? Proporla, però alla fine il calcio si riduce a quello, alla lotta, a quella bella esultanza che abbiamo fatto quando abbiamo fatto gol, allo spirito di squadra. Probabilmente è la prima cosa che ho detto quando ci siamo conosciuti alla presentazione, è la mentalità di squadra che fa la differenza. Gaetano? Ciao mister. Buonasera. Ti chiedo, da questa settimana che stiamo per iniziare, cosa temi di più? Le due partite in quattro giorni con Regina e Bari o gli sviluppi di mercato? Ma spero che non sia come ho detto, spero che mi possa essere sbagliato, che non sia una settimana infuocata, che sia una settimana normale, perché abbiamo la fortuna qui a Teramo di avere giocatori eccezionali sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista morale, e quindi perdere giocatori per me, per la squadra, non è facile, però dobbiamo rispettare i voleri della società che sta facendo tanti sacrifici, quindi comunque si andrà avanti, si cercheranno le soluzioni migliori per cercare di andare avanti. Ania? Nel precampionato non erano arrivate vittorie, poi prima di Piacenza avevi chiesto una svolta dal punto di vista dei risultati, sei stato accontentato, due vittorie nel giro di due giorni e due impegni ufficiali.
Beh sì, allora siamo partiti in maniera difficile perché le amichevoli, insomma, bisognava valutare tutti e c'era chi era più avanti, chi era più indietro e quindi abbiamo spesso commesso degli errori evitabili. Se no a livello di prestazioni, nonostante partite difficili, c'è stata una crescita durante tutte e quattro queste partite. Adesso sono arrivati i risultati, quindi è qualcosa di molto positivo per come eravamo partiti all'inizio, perché il morale della squadra all'inizio, i primi giorni, era un po' sotto i piedi e quindi siamo riusciti, no, a un po' a compattarci e a lasciare fuori dallo spogliatoio, no, tutti i discorsi. E credo che il merito vada solo ai ragazzi, perché sono loro che alla fine ci hanno messo dentro quello che serviva. Noi come staff abbiamo lavorato, stiamo lavorando. Io penso che adesso noi, quello che per me conta, come ho detto ieri in conferenza, è il percorso, il processo che questa squadra potrà avere. I risultati contano perché danno morale, però noi, io come allenatore, noi come staff, non guardiamo il risultato, si guarda la prestazione, si guarda cosa bisogna migliorare. Quella è la cosa che noi preme già da domani iniziare a lavorare. Alessandro? Sì, ciao mister. Tu hai sempre detto che il tuo calcio vorrebbe essere un calcio verticale, veloce, per cercare di concludere subito l'azione. In occasione dei due gol si è visto, perché un fraseggio stretto e poi subito la verticalizzazione per Santoro e poi Di Francesco. Insomma, è quella un po' la sintesi, anche se poi magari non sempre nell'arco della partita è riuscito, ma è anche giustificato dal fatto che siamo ancora all'inizio della stagione, all'esordio. Ma allora, ho visto buone cose dal punto di vista dell'attenzione e soprattutto della fase dell'organizzazione tattica. La squadra ha concesso poco, però c'è tanto lavoro. Il gioco verticale che mi piacerebbe vedere è un po' più continuo. Oggi poche volte siamo riusciti a ripartire. E la costruzione il primo tempo veniva soprattutto sul lato destro, poi alla fine non riuscivamo col possesso a finalizzare, quindi mi aspetto di più dalla squadra, ma non per colpa loro, perché c'è tanto lavoro, dobbiamo insieme arrivarci ad essere una squadra propositiva, una squadra che costruisce bene l'azione, che non concede. Ripeto, siamo all'inizio, vincere è fondamentale, però il processo di crescita per noi è fondamentale, capire dove dobbiamo arrivare, soprattutto quali, no, situazioni in campo dobbiamo migliorare. E io rimango veramente contento di questi ragazzi e dell'applicazione. Quando c'è questa applicazione, secondo me, si può far bene. Jacopo e poi Enrico. Sì, mister, innanzitutto, a proposito, visto che ne avete parlato proprio adesso, su domanda di Alessandro, io peraltro a livello di costruzione sia dal basso che in verticale stavo rivedendo un'azione di metà primo tempo che si conclude col tiro di Costa Ferreira, che secondo me è ancora migliore del gol di Santoro, perché praticamente è tutta una giocata in verticale, di prima, palla avanti, palla dietro, poi passaggio all'esterno per Cancellotti, chiusura sul secondo palo di Costa Ferreira. Ecco, secondo, questa è una cosa sulla quale avete lavorato e ti chiedo se già cominci a vedere i primi risultati. E poi un paio di menzioni. Diakité, partita secondo me quasi perfetta, e una menzione anche per Ilari, secondo me tatticamente è un giocatore di cui difficilmente potrai fare a meno. Sei d'accordo? Allora, parto dalla prima situazione in cui la costruzione oggi non è venuta benissimo, perché secondo me, incontrando una squadra completamente schierata nella loro metà campo, quindi basta, il Palermo ci aspettava, non è facile trovare gli spazi, quindi spesso e volentieri trovavamo la strada chiusa. Poi quando loro mettevano il naso fuori, sì, abbiamo fatto delle buone azioni, però bisogna dare più continuità. E è una cosa che proviamo, sì, è una cosa su cui ci si lavora. Certo, in partita poi viene tutto più difficile. Oggi il campo era molto scivoloso e il palleggio tra i due centrali e i due mediani era un po' rischioso, visto che i ragazzi non avevano molta voglia di rischiare, quindi si andava spesso sulle corsie laterali, dove però trovavamo spesso la strada chiusa. E, i due nomi che mi hai fatto sono due ragazzi importanti, come sono importanti gli altri. Sì, hanno fatto una buona partita, ma oggi c'è da elogiare proprio la squadra, lo spirito di squadra. La cosa che a me ha fatto più piacere è il gol, nel momento che abbiamo fatto il gol, è l'esultanza.
a me queste cose qua, per me è quella l'essenza del calcio. Poi riuscire a mantenere quella cosa sarà difficile, perché bisognerà avere onestà a noi, soprattutto nelle scelte, perché è facile che un ragazzo si demotivi. Invece noi dovremmo essere molto onesti, e chi gioca bene merita, va avanti, insomma. Cercherò sempre di fare le scelte per il bene della squadra, per mantenere questo entusiasmo che ho visto oggi, che è la base. Enrico. Buonasera mister, intanto complimenti per la prestazione. Io volevo proprio rimarcare che in questa prestazione molto compatta della sua squadra, ad un team blasonato come il Palermo avete concesso due tiri, entrambi però su calci di punizione, a Floriano nel primo tempo e Sidipo nella ripresa. Sostanzialmente da azione di gioco il Palermo non ha mai tirato in porta. Io credo che in un'analisi globale che avete fatto anche questo aspetto sia molto molto importante. Ma sì, io per me la prima cosa, la fase non possesso è la base, perché per riuscire a vincere le partite devi concedere poco, o almeno io la vedo così. Il Palermo ha fatto pochi amichevoli, è una squadra che è ancora in fase di rodaggio, ma ha degli elementi validi, forti, e quindi è una squadra che sicuramente farà, non so se sarà la protagonista, ma sarà una delle protagoniste secondo me. E è stata una buona fase difensiva, sì, noi dobbiamo portarla avanti, i ragazzi si ritrovano in campo anche con questo modulo, siamo contenti, però bisogna sempre viaggiare con le ali basse, perché di lavoro ce n'è tanto. Mister, posso chiederle, poi per me basta, incontrandosi con Boscaglia, se c'è stato un incontro con Boscaglia a fine partita, cosa vi siete detti? Non ci siamo detti niente. Io Boscaglia lo andai a studiare a Brescia, quindi lo conoscevo, perché poi lui fu molto gentile che mi ospitò negli spogliatoi per parlare e discutere. Quindi io sono andato a studiare Boscaglia. L'anno che sono stato fermo ho girato un po' tutta l'Italia e Boscaglia era uno degli allenatori che andai a studiare. Non ci siamo visti. Per me naturalmente è un onore. Io sono partito all'eccellenza, quindi fare partite di questo genere per me è veramente incredibile, sono contento e spero di poter insieme alla squadra offrire soddisfazioni sia al presidente, che ci tiene tantissimo, sia ai tifosi che a tutto l'ambiente. Spero di riuscire insieme alla squadra di dare soddisfazioni al tifo, che non vedo l'ora di riuscire insieme, no, a creare qualcosa, perché l'ho detto il primo giorno, per me sarebbe un sogno riuscire a creare qualcosa di unito con noi, con i tifosi, sarebbe la cosa più bella, e dare soddisfazione al presidente, perché veramente le merita. Ci tiene tantissimo il presidente, i tifosi, ci tiene tantissimo la squadra, vuole far bene, speriamo di riuscire a dargli soddisfazione, insomma. Grazie. Prego. C'è altro? C'è già no. Possiamo congedare il mister? Non sentiamo Giusy, che vedo parlare. Ah, c'è Giusy. C'è Giusy? C'è il microfono disattivato. Altrimenti... Ora mi sentite? Sì. Adesso sì. Ecco. Mister, mi sente? Sì. Ecco, un'ultima cosa, ora magari forse rischierà di ripetere, però immagino sia contento del risultato, ma questo è il Teramo che vuole? Finché vinciamo sì, sono contento, non guai a dire il contrario, perché poi alla fine non credo che riusciremo sempre a giocare bene, quindi quando si vince bisogna solo che fare i complimenti ai ragazzi e andare a casa a riposarsi. Dal punto di vista tattico spero che la squadra possa migliorare, perché abbiamo fatto vedere delle buone cose, però secondo me questa squadra ha un potenziale maggiore di quello che si è visto oggi. E possiamo fare ancora di più, possiamo fare tanto, però la cosa che è più importante è il risultato. Ecco, quindi, ma soddisfatto di cosa di più di tutto? Ma sono soddisfatto dello spirito di squadra, della fase di non possesso, sono soddisfatto dell'esultanza che c'è stato dopo il primo gol. C'è da migliorare la fase di costruzione, c'è da migliorare il gioco in verticale, c'è tanto da lavorare, insomma. Grazie. Grazie a tutti, allora. Grazie. Marco, quanto ci mandi il video? No, tempo di lavorarlo e ve lo giro. Mezz'ora, un'ora, ce la fai? Sì.
Speriamo. Okay. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao.